Ciao ragazze, in questo video vi voglio far vedere come potete facilmente trasformare un bagnoschiuma in uno scrub per il corpo. È davvero semplicissimo, alla portata di tutti. Gli ingredienti, come potete vedere, sono tutti casalinghi, sono cose che trovate nella vostra cucina o tutt'al più al supermercato, quindi è una cosa che potete fare davvero tutti tutti. Ok, per prima cosa prendiamo un gel doccia o un bagnoschiuma. Qualcosa che sia abbastanza denso e che abbia un inci buono, quindi non deve essere un inci fatto male. Ad esempio, questo qua dell'Yves Rocher non è malissimo l'inci, non è un buon inci perché comunque ci sono delle cose che non vanno, però voi potete utilizzare questo metodo anche proprio per addolcire e per riciclare un bagnoschiuma che non ha un inci perfetto, quindi per non buttarlo perché non si butta via nulla, lo trasformiamo in uno scrub, quindi aggiungiamo cose che lo addolciscono, magari se è troppo aggressivo, eccetera. Ok, quindi procediamo ad aggiungere i vari ingredienti scrubanti, quindi primo su tutti lo zucchero. Lo zucchero bianco che fa un'azione esfoliante sul corpo oltre che idratante. Mettiamo anche un po' di sale grosso perché questo scrub lo andrò a utilizzare anche sui glutei e sulle gambe, quindi per migliorare la circolazione e il tono della pelle e anche per combattere i peli incarniti, quindi voglio fare uno scrub abbastanza strong da utilizzare magari anche prima della ceretta, quindi da utilizzare poche volte però che sia molto molto funzionale. Ho messo anche lo zucchero di canna, che anch'esso è molto molto esfoliante. Ad esempio, invece del sale grosso potevate utilizzare il sale fino se lo volevate fare più delicato. Adesso sto mettendo la farina di mais, che è un ingrediente che adoro nello scrub perché fa un'esfoliazione davvero davvero profonda, però senza aggredire tanto la pelle, quindi la farina di mais ve la consiglio. Ho messo anche un po' di semolino, è la prima volta che lo utilizzo, l'ho trovato in cucina e ce l'ho messo ed è carino perché è sottile, quindi non è tanto doppio e fa un bello scrub. Anche un po' di farina di cocco ho messo, voi ovviamente potete utilizzare anche soltanto due di questi ingredienti. Io vi ho fatto vedere un pochino quali sono tutte le polveri esfolianti e scrubanti che potete mettere nel vostro scrub che trovate facilmente al supermercato. Ho aggiunto anche il cacao per avere questo colore, color cioccolato. Infine ci metto un pochino di fragranza cioccolato, questa è di Grapefruit, ma anche se non lo mettete, il cacao già profuma di cioccolato, quindi già vi profumerà. L'ho voluta mettere io per amplificare questa profumazione di cacao, che ovviamente rende il tutto ancora più godioso. E questo è uno scrub davvero bello, io vi consiglio di farlo. È semplicissimo da fare ed è davvero bello sulla pelle. Questo è uno degli ultimi ed è il preferito mio e di mia sorella, quindi per questo ve lo consiglio. C'ho anche la sua recensione. E lascia la pelle morbida, liscia, tonificata. Spalmatelo sia sulle gambe, sulle cosce, sui glutei e sul punto vita, anche va bene, con movimenti circolatori sempre dal basso verso l'alto. Ovviamente vi consiglio di non esagerare con gli scrub in estate, ma di farlo una volta al mese va benissimo, o tutt'al più prima di ogni ceretta. Questo è tutto, se lo fate fatemelo sapere e vi mando un grosso, grossissimo bacio, ciao! Questo non va bene. Oh, è che lo si è mangiato. Però sai, sono assai. No, voglio... Voglio... Senti qua. Com'è buono. Madonna mia, queste noccioline con la cioccolata sono la mia rovina. E belline. Ma para Pasqua però, perché sembrano ovetti. Invece non sono ovetti. Sì, si capisce. O Davanti a tutti. no? Davanti a tutti.
Mamma mia, come la vorrei rosa. quella pallina, com'è bella questa pallina. Lo fanno per il mio bene. No, 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 no. No, no, no. I croccantini. Uffa, come sono sfortunata. Tutto lo croccantino, capito? Affanculo. Mi sembra... No, sai che mi sembra? Non riesco a capire, sto girando. Mi sembra... Ti ricordi quando mamma voleva... Mamma voglia di mangiarla, però. Ti ricordi quando mamma voleva fare la Nutella casalinga? Brava. E non ci riuscì perché venne tutta granulosa. Perché praticamente tutte noccioline, non riuscì a tritarle bene le nocciole. E si sentivano, sembrava proprio così, la Nutella casalinga. La Nutella casalinga, comunque c'è un odore pazzesco. Pazzesco, un odore proprio bello. Che non ci facciamo una Nutella fatta in casa? Beh, mi è venuta voglia, volevo farla. Poi, se vogliono, faremo un bel video tutorial. Ciao. Buonanotte, non c'è speranza di avere la cioccolata. Niente. La pallina, no. Buonanotte. Sì, capisci. Oh no.